Sha la la, sha, sha sha la la, sha la la, sha la la. Sha la la la. Ciao! Ciao ragazzi, bentornati. Cioè no, bentornato io. Voi magari siete sempre... Siete sempre stati lì. Ciao ragazzi. Ehi, Shanks, l'avevo mia vista. Nono mese. Grazie mille, Shanksone. Livello 1. Un bacetto. Grazie mille, Shanks. Mauro. Anche il buon Mauro. 19° mese. Darky Boy. 12°. Un anno, detto anche così. Grazie mille, ragazzi. 3, pam pam pam, e parte subito l'hype train. Come state? Che vacanze avete passate? Passato? Io mi sono riposato, anche se mi è venuto un herpes. Cioè, solo a me mi viene l'herpes durante le vacanze natalizie. Probabilmente mi è venuto l'herpes dopo dei days. Vabbè, meraviglioso. Le notifiche sono buggate anche oggi. Questa cosa ci piace da morire, perché sono arrivate 3 subs e invece qui c'è scritto 1. Yeah! Però comunque, va bene. Allora, voi che dite, raga? Che mi raccontate? Non posso più usare le mod di Scarfinzino e Gelatuino. Perché? Amico mio... Ah, non si è abbonato. No. Era un... che non voleva schernirti, ovviamente, però era un... che voleva dire... ti sei sfondato di cibo? No. Con moderazione. Devo essere onesto. Tutto sommato. No. Cioè... una roba normale, non ho esagerato, quindi va bene così. Allora, noi ci siamo lasciati con Battle Frontier, che abbiamo preso l'ultimo argento, che io peraltro mi accorgo soltanto adesso di non aver messo in grafica. Vabbè, lo faccio subito, ci vuole un attimino, nel mentre che magari voi intanto, se vi va, mi dite un po', mi raccontate due cosette, tanto io ho la chat lì, così attendiamo anche che si raggrumi tutto il pubblico. Bello, raggrumi mi piace, proprio un termine rozzo, che si condensi, no, neanche, fa cagare anche se si condensi, che arrivi tutto il pubblico, ecco, va bene, allora, sì, che arrivi, eccola qua, io sto facendo la grafica. Ho mangiato, perché ho bevuto prosecchini, no, ho bevuto vinelli, dai ragazzi, Cosa vi devo dire? Ciao Sommo. Eccolo là. Ora abbiamo ufficialmente in grafica tutti gli argenti. Abbiamo nuove schede in serbo oggi? No, ce le abbiamo in croato. Scusa, signore. Scusa. Volevo fare questa battuta, ma non... era meglio se non la facevo. Vabbè. In realtà non sono in croato, sono in sloveno. Allora, io direi di... Sì, potreste proporre nuove schede se volete, non è un problema. Non è un problema. Umbreon 91, che si abbona a livello 2 per 8° mese. Umbreon, big money, grazie amico mio. Apprezzo tantissimo. E Bender 11, io, queste cazzo di notifiche funzionano o non funzionano? Non lo so. Vabbè, comunque, Hype Train, quasi livello 2, di già, è un bel bentornato questo. Io direi di partire, cioè basta, ci siamo lambiccati anche troppo. La grafica l'ho sistemata in diretta live e dobbiamo fare un recappello. Un bel recappino. Allora, noi abbiamo... abbiamo preso l'argento qui... con Latios. Però prima di giocarci subito questo 50 che mi dà un'ansia incredibile perderlo,
Se siete d'accordo, andrei all'aziendina lotta. Qui però tutte le volte, ragazzi, si sta a quello che ci manca. Quello che ci manca. Ma decidete voi, ragazzi. Ciao, Aaron! Sì, Latias mi garba anche a me. Che si fa, raga? Azienda? Siete voi i chief. Dai, ma non avete colto la battuta del nuove schede in serbo? No, sono in croato. Cioè, non ci avete nemmeno riso, non mi avete cagato nemmeno di striscio, ragazzi. Io sono... Doso! Regalo un abbonamento a 1990. Vedi, Doso, che generoso. Anche questa non voleva essere una battuta. Questa per davvero. Paga! 16° mese di livello 1. Paga. Paga. Basta, ragazzi, oggi abbiamo... Basta. Allora. Mi taccio e gioco. Sto zitto. Dio niente. Andiamo. Pardo, stasera si raggiunge il primo posto. Non penso. Perché proverò un team molto sobrio di Otsubo, che c'ha sui con Blaziken, insomma, molto strano. Quindi magari, insomma, pagheremo lo scotto qualche istante. Hippodon Vaporeon Rhyperior. Vedete che troiai ci danno, eh. Pana! 90! 12° mese di livello 1. Pana, ma noi, io e lei siamo coetanei. Grazie mille. Bakababa. Bellino. Però con fuoco ardore, ma va a cagare. No, Aaron, sto cercando di capire. Due scimmiette corrono nella foresta. A un certo punto si fermano e l'una chiede all'altra: ehi, ma sei stanca? E l'altra: no. E invece non era vero. Non l'ho capita. Ela! Lui è buono. Bello te. Ma perché Toxic Sfera? Per facciata. Lui va preso, lui probabilmente va preso. Madonna, è schifo però. Sì, ma stai calmo. Basta, allora. sì, ci serve il Whiskash. Pensate come siamo ridotti. Pensate come siamo ridotti. Ragazzi, abbiamo un Whiskash nel team. Non potete non volerci bene. Andiamo. Io comunque volevo mettere a conteggio, perché è giusto così, anche se non hanno fatto notifica, ma hanno contribuito al livellamento di questa barra, due persone, quindi io la devo assolutamente mettere. Quindi farò due simulates, una e una due. Così che almeno va a 8. Sono io, quel signor Anonymous. Un'ora di loop di Staraptor. Sì, ci stava veramente bene. E doppio team? No. Whiskasho. Sì, Whiskash. Non mi però morir. Maledizione. Ah, siamo senza animazioni, eh. Ve lo ricordo. Giorno, oggi si comincia con l'azienda. Sì. Con l'aziendina. E con una vita che, ragazzi, cioè, scorre abbastanza lentamente. Questa. Io poi volevo farvi anche delle domande, perché vi dovrò fare delle ricerche di mercato con voi. Mercato attinente al canale, ovviamente.
ma lo porti Xenoverse? Allora, ragazzi, in tutta onestà, mi avete incuriosito, quindi l'idea era di portarlo. Il problema è che ho paura ci seguino su Twitch. Per copyright un cazzo e un altro. Ve lo dico proprio apertamente, quindi non... Cioè, non che loro abbiano commesso qualcosa di illegale a fare Xenoverse, per l'amor del cielo, l'hanno scritto, ho visto a carattere cubitale perché l'ho scaricato per vedere anche un po' com'era, e è bellino, molto carino, e che è tutto proprietà di... Tanta gente l'ha portato, sì, però l'hanno portato canalini piccolini che magari neanche destano nell'occhio e Twitch neanche raggiunge... ho un po' paura, non lo so, cioè ve lo dico onestamente, proprio aperti sverbi. Se ora mi informo meglio, perché se non l'idea era portarvelo già oggi, mi informo meglio e poi casomai ve lo porto, cioè why not. Ma lui ha fatto tipo scudo acido? Perché se no non ci stava e gli ha fatto un cazzo così. Questo è un bel crit, grazie script, grazie, subito pronti via crit. Non è un crit. Non è un crit. Yeah. Fermati. Umbra, come hai fatto a specchiare i... Questo è un crit però. È puttana miseria. Ragazzi, si rischia di uscire subito. Perché quel crit ha vanificato. Praticamente ci ha buttato via Whiskash. Beh, noi ora dobbiamo entrare con Arcanine. No, rendetevene conto. Porxido, ho visto la pubblicità e ho capito che qualcosa non andava. Ah, che no. Nel senso che hai la... Nel senso che non eri sub perché vedevi la pubblicità, ok. Questo continua a fare scudo acido. E la vince lui. Non è che è difficile, a meno che noi non si faccia il miracolo sportivo. Miracolo sportivo! Che culo! Si gode le Battlefront. Io Vaporeon lo prendo, mi sa. Saluto Whiskash. Fa un po' cagare Whiskash. Mamma mia. Grazie mille anche per i follow, ragazzi. Che io non li chiamo, ma Polivrat, Liki Liki Donphan. Polivrat, Liki Liki Donphan. Io mi prendo quel Vaporeon. E scambiamo sto troiaio. Vai, da un'acqua a un'acqua. Grazie mille, Porcido. Insomma, stavo dicendo, raga, mentre facciamo il primo giro di azienda, voglio fare una chiacchierata un po' con voi. Io, come magari molti di voi sapranno, perché hanno seguito l'annuncio di Pokémon Days, che sto in questi giorni, soprattutto che sono stato un po' più libero perché non avevo due live il giorno da fare, avevo solo da mangiare e da bere, mi sono buttato pesantemente sul TCG con l'aiuto di Cremascoli. Abbiamo anche da fare un bel torneo molto prestigioso insieme, del quale vi diremo una cosa più avanti. E quindi sto piano piano capendone. Non sono ovviamente ancora ai livelli per poter insegnare come si gioca, sono un nabbo. Però sono a chiedervi, siccome io, insomma, per mantenere anche un certo livello di allenamenti, di devo migliorare, un'oretta e mezzo, due ore al giorno, bene o male ce le passo. Volete, domanda, volete che io ve lo propini come magari live al posto qualche volta della Battle Frontier? Cioè, siete interessati a seguire il mio processo di apprendimento? Ve ne frega niente? Così vi garba anche a voi, si impara insieme. Ma perché mi devono crittare sempre? Cioè, perché mi devono crittare sempre la win condition? Perché mi devono sempre crittare la weak condition? Cazzo, ma è possibile? Cioè, è indecente. Fede, 4 mesi, buon Natale in ritardo, pardo. Accetto comunque di buon grado i tuoi auguri, caro Fede. Grazie. Maledetti.
Sì, lui ha fatto terremoto su Staraptor e ha crittato, perché ovviamente non sono scriptati, no. Perché, insomma, da cosa nasce, ora magari non avete seguito Pokémon Days, streaming del 18-19. Marxd, quarto mese, TVB, grazie ragazzi, siete meravigliosi. Mi siete mancati tanto anche a me, eh. Ciao, pardone, entro e fruttano, mi sa che esco e ci vediamo stasera, bravo, bravo. Comunque crittano, caro T9, anche fruttano, va bene. Beone, un abbraccio e un baciozzo al mio Beone. Tech, VGC, bella per il TCG. Mark, quinto mese. Cioè, io era da tanto, ma anni, ragazzi, che covavo nel cuore la volontà di voler ampliare anche i miei orizzonti e imparare il TCG. Io adoro le cartine. Tant'è che per Natale mi sono autoregalato tre pacchetti. Tre pacchetti. Però vabbè, sono andato dal giornalaio, ho detto tre pacchetti. Nel quale ho trovato un Milotic V, che non serve a un cazzo, e quindi l'ho regalato al figliolo di un vicino di casa che se lo gode più di me, tanto non serve a niente. L. Jorsi, però è bello, e quindi a bambini va benissimo. 10 mesi col pardone, vi auguro buone feste. Grazie mille, L. E insomma, grazie a tutti per... Cioè, no, grazie a tutti, no. Ductrio, non ho letto. No, lo volevo io. Io rimango così. A me questi bimbi, caro. De mezza, Milotic V, come lo dicevi. Vabbè, ragazzi, io l'ho regalato a un bambino di 8 anni che se lo gode più di noi. Dai. Tanto, cioè, se lo vendevo, tanto ci facevo 3-4 euro, mi cambia la vita? No, invece, un bimbo contento cambia il mondo. Ductrio, menu 1. Andiamo a fargli il menu 1 e dentro Vaporeon. Quindi niente, siccome, cioè, è una sfida tra virgolette personale come giocatore, non come streamer, quella di cercare di edulcorarmi in qualche maniera con il TCG, però se vi interessa, essendo magari una cosa attinente al mondo Pokémon, io ve la porto volentieri, ecco, ditemi voi. Chris, grande pardo, TCG per tutti, why not? Me lo dovete dire voi, io ribadisco, ripeto, è una operazione non tanto da streamer quanto da... Cioè, mi garberebbe a bestia. Magari, ne so, riuscire a vincere un torneo anche con quell'altro. Fondo modo lo dovremmo reggere. Anche con TCG. Anche un Locals, così, no? Cioè, per dire... Sì, Ricci, ci sono dei siti. C'è un mondo delle carte. Io, ragazzi, sto imparando adesso. Ci sono dei siti allucinanti. Ho visto che c'è Card Market per comprare le carte singole, per comprare anche la roba retro. Card Market, proprio c'è tutto. Poi invece c'è un sito che viene usato per comprare anche i codici. Ho visto che ogni pacchetto c'ha un codice. E P.O. Town. Poi se invece volete le carte, pacchetti, ok, ho fatto, insomma, ho guardato sul mercato quello che costa meno e che è meglio di tutti, cioè che costa veramente meno di tutti, prezzi più vantaggiosi, è il Federic Store, peraltro. Allora bisogna telefonare a Federic, dimmi Federic, a me mi serve le carte, mandi qualcosina. Bellino, già bello detto che mi manda una valangata di codici per supportare lo sbarco in competitivo del parto. E a tal proposito, anche voi ragazzi, se avete codicini, io servono come il pane sul PTCG online, quindi mandatemeli in privato, se non vi servono a voi, ovviamente. Andiamo. Tiplosion, Glalien, Skuntank. Io sto comodo così perché mi sembra, ditemi voi ragazzi, ma mi sembra un'ottima triade la prepotenza col volante,
l'acqua, bello bulky speciale e il Willow Wisp fuoco e attaccante fisio con priority che arca, quindi... Caffè! Caffè Barbone. Ora ti leggo subito, mentre che arriva sul terreno di gioco un bel Tiplosion, perché Tiplosion, ragazzi, è bello, però fa cagare. Ma detto questo, Caffè. Caffè Barbone, che non è Caffè Borbone, è Caffè Barbone, quindi è il caffè perfetto per me. Non pensi che Series S costi troppo per quel poco che ha da offrire? Scommetto che fra qualche anno uscirà una sua versione più potente con lettore di dischi. Sono onesto. Obiettivo per il 2021 è cercare di capirne sempre di più anche del mercato videoludico in senso lato, quindi un po' più alla Sabaku, ovviamente senza raggiungere il suo livello che è improponibile, motivo per il quale vi porterò anche sul canale giochi non Pokémon, sempre più spesso, senza... qui ricritta, vedi, senza ovviamente dimenticare che siamo un canale Pokémon. Perché ti dico questo? Perché non ho al momento la conoscenza per poterti rispondere. Quindi non te lo so dire, non ti so dare un parere su questa cosa. E permettetemi anche di togliermi un sassolino dalla scarpa. A differenza di come invece fanno tanti, io sulle cose che non so taccio. E quindi fra qualche tempo, fra qualche mese... Ti saprò rispondere. Per adesso io ho Play 5, non ti so dire... Qui si flexa. Non ti so dire com'è la Series S, ma la devo prendere, peraltro, perché una di quelle cose che vi voglio portare, siccome voglio condividere con voi una passione che ho sempre avuto, non Pokémon, sia Halo, chiaramente gira su Xbox. La prenderò, quindi staremo a vedere. Pardo la Serie X... Prendi la Serie X, guarda, assolutamente. Vedi, c'è tu, la mia consiglia. Berzano, hai passato un buon Natale? Sì, molto, 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 molto. Ciccio, stasera ci sei per un quarto d'ora di excursus sui giochi PS? In che senso, Maurone? Non ho capito. Ho preso una bella pigna, qui. Anche se adesso ci sparano 100, no. Ciao, mori, stronzo. Meglio Picarom o ADP? E perché proprio ADP? Allora, Picacrom, pardon. Ma qui si parla già di mazzi. Si dice Picacrom, per chi non lo sapesse, sarebbe il mazzo Pikachu e Zekrom, fortissimo. E ADP invece è Arceus di Algapalchia, fighissimo. È in realtà molto meglio Picacrom, ma anche a detta di Hemascoli, quindi... Probobass, gli Omega Slaking. Cioè, io ho montato sia ADP che Picacrom. E... ADP è forte. Cioè, illegale. Ma Picacrom secondo me di più, ragazzi. Last, 22esimo mese. Ragazzi, io sto così. Sto così. Last, buone feste, buon Battlefront e Pardo, un altro anno di orgoglioso abbonato. Bellino. Grazie, Last. Guarda, Edkin, nemmeno io ne capivo nulla e non è che in una settimana, 10 giorni, ne capisco tale da poter pontificare. Sono un nabbo in TCG e lo sarò ancora per un po'. E mi piace, ragazzi, mi piace da morire essere nabbo in TCG. Cioè, vi dico la verità, perché... Ho quel brividino e quelle farfalle nello stomaco di una nuova sfida che mi attende per dimostrare di poter capirci e divertirmi soprattutto in una cosa che mi diverte e che è tanti anni che voglio fare. Qui ovviamente arriva un altro crit, no, però a meno uno come cazzo fai a fasti danni? Ah, sei speciale, brutto, sudicio. Allora io non voglio andare a sacrificare Arca e vado invece a... ringraziare Roccia Franabile per l'abbonamento Prime, benvenuto in famiglia, lui ci paralizza, grazie mille Roccia Franabile. Che faccio a Capodanno? Mangio, bevo e bip. Dormo. Giallo raggio.
a casissimo. Light Kun Gain, buongiorno, pardone, se ti servono i codici e le carte per il gioco online te li posso dare, tanto non mi servono. Guarda, non ti dico di no, come il pane, veramente come il pane. Mi servono come il pane, perché devo cercare di montare uno sbotto di mazzi. Lui evita l'attacco, ma perché? E quindi, come il pane, se ce li avete e non li usate, mi textate su Telegram. Tanto se siete iscritti al canale o anche se non siete iscritti, insomma, mi trovate comunque come Francesco Pardini su Telegram e mi mandate le fotine dei codici. Io sono la persona più contenta del mondo. Perché i pacchetti di carte non servono tanto per essere aperti, per trovare le carte, ma per scambiarli, per prendere la V di turno, la GX di turno, la paralisi di merda di turno. Insomma, capito? Servono per prendere queste robe. Questa è una miglior sprite di Slaking. Sono d'accordo con te, Debiru, perché è veramente meravigliosa. Annoiatissimo. Ian Mega. Ecco. Qualcosa mi dice che non attaccheremo mai più nella vita. Ma magari sbaglio, eh. Attenzione, evitiamo. Quella, pardone, oggi alle 18 team building. No, Snoopy, oggi alle 18 Battlespot, perché ho proprio voglia di giocare. Ho veramente proprio voglia di giocare. Mi è mancato giocare in Battlespot questi giorni, non ci crederete. E voglio farlo con un team nuovo. Voglio farlo con un team nuovo che mi ha procurato, mi ha suggerito il buon Bellomez. Mi ha detto: guarda questa team build sobria di... Guarda, ve la faccio anche vedere al volo. Questa team build sobria di Otsubo. Vediamo un po', eccola qua. Metto direttamente l'immagine del rental, che è una roba allucinante. Cioè, da quanto è figa, voglio vedere se riusciamo a... Eccolo qua. Stasera si gioca questo, ragazzi. Suicune, Regidrago, Nidoking, Tundu, Blaziken, Indeedee. Non so cosa possa succedere, ma una cosa è certa, stasera ci divertiamo. Otsubo, quindi non un pischello qualunque. Otsubo, Ryota, Otsubo, campione mondiale del 15. Turisi, c'è 2S, perdonami, benvenuto. Ricordatevi, cari ragazzi nuovi, che decidete di supportare il canale di... o con un Prime, o con un livello 1, o che vi è stato regalato, insomma, per la prima volta, di entrare nel gruppo Telegram e nel server Discord. E presto ci saranno delle belle novità, specialmente per il server Discord. Quindi punto esclamativo Telegram e punto esclamativo Discord per entrare dentro il gruppazzo, eh? Mi raccomando. Poi, insomma, i prossimi giorni saranno veramente ricchi di cosine. A questo punto, se vi interessa, vi porto anche un po' di TCG. Mi avete, insomma, dimostrato enorme interesse, ma vediamo poi, senza ansie particolari. Ci sarà da parlare del Battle Dome, perché il mega sondaggione ha praticamente decretato, anzi ormai ha fatto vincere, tale che è ufficiale, il Battle Dome 5 non solo avrà il montepremi più alto di sempre, con ben 1000 euro, ma verrà giocato senza alle Switch. Proveremo a fare questo esperimento antropologico. Ce ne lamentiamo tutti, giustamente. E allora proviamo a fare un torneo senza. Ghetto Blast, grande pardo, e siamo a 3. Buon Natale con un po' di delay e buone feste. Non ti preoccupare, Ghetto. Grazie mille, veramente di cuore. Quando sarà annunciato il Dom 5? Allora, stiamo avendo un ritardino per un motivo ben preciso, per motivi burocratici. Avete visto, no? Prima si usava Jack per fare il tesseramento e essere tutto assolutamente legale. Jack si è diviso, era meglio Arca, ma va bene anche. Cioè, da un ente ne sono diventati due, quindi c'è un po' di burocrazia adesso per rientrare dentro... Insomma, chiaramente col 31 dicembre siamo a cavallo di questa cosa, però... PZ. Ragazzi, cioè, Dom 5
Brizio, ma quindi la tessera Jack non vale più? Guarda, Brizio, la tessera Jack non vale più comunque, perché le tessere di Jack sono annuali e vanno a anno solare. Cioè il 31 dicembre le tessere di Jack non valgono più. Questo c'ha la bacca. È il motivo per il quale il Dome, invece di farla a dicembre, che ci sarebbe stato anche come tempistiche, abbiamo deciso di farvela a gennaio, per non farvi buttare via soldi pagando una tessera che poi dura 2 settimane, capito? Matt 220695, nono mese, ciao Pardo, mi va molto bene. Molto bene, caro Matt. Te come stai? Genetic, non t'avevo visto. È diventato drago, Pardo. Sì, non frega niente. Io vado di surf perché sto chiacchierando, non ho voglia di dato credito. Genetic, benvenuto, benvenuto. Abbonamento Prime, un nuovo ragazzo, un nuovo adepto. Ciao, ciao, ciao. Entra nel gruppo Telegram, mi raccomando, e nel server Discord, ragazzi. E poi io vi invito, veramente, vi invito a utilizzare il server Discord, perché chiaramente il 2020, in generale, il terzo millennium, ci regala uno strumento come Discord che è fantastico. Glacion, via. Tanto ci congela sicuro. Pardon, nel TCG ci sono così tante percentuali come nel VGC o no? C'è la percentuale chiaramente di trovare la carta che ti serve. Insomma, è un gioco di carte. Come tutti i giochi di carte, ovviamente c'è il culo. Però non è più il TCG di quando lo lasciai ai tempi, con teste e croci da dover azzeccare di continuo. Cioè, a parte il martello, che se usi una carta che lanci una moneta, se esce testa scarti una energia assegnata all'avversario, a parte quella non ci sono altri lanci di moneta, ecco, quindi la moneta praticamente non c'è più. Poi adesso, cioè, mazzi top meta tipo Picacrom in due turni, se non sei particolarmente sfigato, hai pescato 40 carte su 60, perché c'è poi tutta una serie di Pokémon GX con un'abilità tipo Deden e tipo Crobat che ti fanno pescare. Crobat lo metti in panchina e puoi pescare fino ad avere 6 carte in mano, quindi se lo metti in panchina e hai una o due carte peschi 4, per dire. Poi c'è Deden, scarti la mano, peschi 6. Cioè, le puoi fare anche due volte nello stesso tu. Infernape. State buoni che sta andando l'aziendina benino. Turissi, grazie mille. Sicilia dove? Perché io ho cari amici sia a Catania che a Palermo. Quanti codici ho comprato per iniziare? Vedi Vanni, io sono un privilegiato di merda, perché ho chiesto nel gruppo Telegram degli iscritti se qualcuno aveva codici e me ne sono stati regalati tanti. Quindi non ho comprato 10 codici. Ho comprato proprio su Pio Town 10 codici. Poi ho comprato anche un set base allenatori per avere tutti gli item. Insomma, avrò speso $12 in tutto. Catania! Turisti, torneranno le lave con il manzo, torneranno. No, Pardo, non le puoi fare due volte nello stesso turno. Dedenne, Erdodoz, ma puoi fare sia Crobat che Dedenne, io quello intendevo. Era fraintendibile la mia frase con lui può farlo due volte, sì, certo. Ma Natsu, non lo so quando ci sarà la live su TCG, perché non l'ho... Nel senso, non è una cosa che nasce per fare stream diversi. Io ho le idee chiare per il futuro, però se vi interessa, io tanto, siccome, ripeto, un paio d'ore al giorno ci gioco, perché mi sto allenando tanto. Ma guarda, Xigor, in realtà è più costoso del VGC. Assolutamente sì, ma...
mi ha spiegato Crema che non è una roba allucinante. La cosa migliore da fare comunque, ragazzi, sarebbe portarvi Crema Scoli insieme a me, che mentre mi insegna, se abbiamo delle domande, è lui che ci capisce. Ragazzi, c'è andata di merda a questo giro. Se le ultime due non sono buone, siamo nei guai. Per carità, sei buono, ma ci sa già Vaporeon. Allora, qui prendiamo Vaporeon come Bulky Water. In più, ragazzi, Crema, ma l'avete visto, Crema Skull intendo, ai Caterp, l'avete visto durante Pokémon Days, è simpaticissimo. Ah, il Plessime lo lasci mettere, sì, che se lo fai più volte... Dovremmo avere... Cosa ci sa? Tecnico? Infatti qui Fake Out fa, eh. Però lui ha acceleratore, vabbè. Merda. Cosa fa male? No, Crema Scoli, ragazzi, fa piangere la risata. Ovviamente. Ma tu guarda! Ma tu guarda la scriptata! Ma tu guarda! Butta un elettro... Ah, però non ha Lightning Rod. Buono. Ora ti sfascio perché le ho usate tutte. Ovvio. Ovvio. 30% preso. Proviamo a parrarlo uguale. Non lo parreremo. Vabbè, qui comunque il buon Vapo fa un buon lavoro. Qui il buon Vapo fa un buon lavoro. Quindi nulla, ragazzi. Mese di gennaio, tante cosine interessanti. Poi a me mi sta prendendo anche una pazza idea, ve lo dico. Vediamo come va questo mio processo di apprendimento. Vediamo. Di TCG intento. Perché avrei una pazza idea di provare a fare la Players Cup in TCG. Però, vediamo. Io lo sapete, cioè quando ci sono queste sfide, come ti è venuto in mente di buttarti in TCG? Io, ragazzi, allora, io c'ho una passione, cioè le carte hanno fatto ovviamente parte della mia infanzia, sono un classe 90. Gyarados, Dragonite, Raichu potrebbe non essere male per Gyarados, però stiamo così. E quindi, cioè, le carte ce le ho dentro. Poi, ovviamente, io, insomma, sono un amante del videogioco, VGC, eccetera. Quindi, cioè, concentrandomi su quello, motivo per il quale non ho mai giocato, anche se non così, Halo, Metal Gear, quando il FIFA e quando il Budokai di Dragon, altri giochi, cioè, non ho giocato Final Fantasy, mi rendo conto, non ho giocato tanta roba, no? Allora, prima di andare via, facciamogli un bruciapelo a gratis. E quindi io mi sono detto, adesso mai più. Cioè, voglio ampliare il mio orizzonte e capirne di TCG competitivo. Dici sempre a noi che prendere le botte è il miglior metodo per imparare, buttati te ora, Dea. Ma infatti, ma è quello che farò. Ma infatti...
Mi butterò, ragazzi. Allo stesso tempo voglio cercare di capirne un minimo sindacale, ecco. E mori. Ah, vabbè, se danzi posto. Ok, fatone. Bello, Dragonite. Pigliati sto gelo raggio. No, raga, FIFA è ancora presto per portarvi FIFA. FIFA ve lo porto. Vi porterò FIFA 22. Ice Jack, solo io vedo la live nera e sento solo la voce. Sì, refresh. È una roba di Twitch, alle volte lo fa, amico mio. Psychic, potremmo reggerlo, perché comunque Vapore non c'ha una strabiliante difesa speciale. Bisogna vedere lui quanto ha investito. Tanto. Ok, allora. Secondo me gli facciamo tipo un 45% di fake out a lui, eh. Miss. Abbiamo seriamente missato? No, Smash non mi ci vedo, Orlando, perché non sono capace. Lo so, ragazzi, che c'è sincronismo. L'ho fatto perché... così dopo Tyranitar c'è un po' più di... buono. Stiamo buoni, che ci è andata bene con l'attrazione. Se non avessi Vaporeon prenderei Gyarados. Potremmo provare a prendere Dragonite, però alla fine questo Ambipon non mi sembra malaccio. Dai, dai, dai. Lui ho la telecamera addirittura. No, Gyarados, Trapdos, abbiamo già Vaporeon. Qui il problema è che noi non possiamo fare Tuonombra. E forse non possiamo nemmeno andarcene. E quindi non potendo fare Tuonombra non possiamo utilizzare tutte e quattro le mosse e non possiamo far partire... cioè, ma seriamente noi facciamo 90% di... non dico niente. Ah, invece sì, possiamo switchare. Sabbia tomba. Non ci plinciare, Ductrio. Buah. Sì, no, le difese di Ductrio sono... wafer, me ne rendo conto. Rogodenti. Miss, idropompa. Miss, idropompa. Va, ha fatto boato. Tarata, 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 tarata. Raga, che vi porto su Play 5? Che vi porto? Che vi porto? Che vi porto? Che vi porto? Ah, muore di sand praticamente. Che vi porto su Play 5? Staraptor. Vabbè, Harry Potter, certamente. Sì, 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 sì. Lui ha zuffa, ma se c'ha zuffa ce ne frega niente, tanto poi si entra di... pi, 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 pi. Ruttino. Fortress e Bronzong.
Ragazzi, aveva un Houndoom il ragazzo. Sesh. Prendiamo al posto di Tyranitar. Cosa ho scambiato? Ho scambiato Vaporeon? Ho scambiato Vaporeon. Merda, ho sbagliato. No, non posso tornare indietro, mi dà nulla a scambio. Dovremmo prendere un Murky Water dopo. Merda. Ho inciampato. Ho inciampato. Si conferma la mia non abilità con il joystick. Io faccio comunque bruciapelo. Non mi costa niente. Poi andiamo a vedere Houndoom. Gioco denti, contatore sino un occhio. Ah, ma fai cagare. Bellissimo. E il gelatiele. Rieccoci post ferie. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi con il Prime. Grazie mille, gelatiele. Fai il mio lavoro. Grazie. Il vostro senso della community è fenomenale. Mi piace. Comunque sì, come dice gelatiele, se avete voglia di dare una mano al canale, anche Prime livello 1 va benissimo. A proposito, per l'anno nuovo cercare di aumentare un po' il livello 1, di convincervi a sottoscrivere un abbonamento più livello 1 magari rispetto a un Prime, ma va benissimo anche il Prime, ragazzi, non vi preoccupate. Slowking è un po' la merda, cioè oddio, sgranocchio facciamo. Come ha fatto lui a essere più veloce di noi? Ha fatto idrondata prima di noi. Ah, ragazzi, peraltro... Oh, ok, siamo nelle feste fra Natale e Capodanno, quindi ci sembra un periodo dell'anno abbastanza diverso. E che però è un mese, questo dicembre, è un mese, e quindi noi siamo alla fine del mese, quindi sono gli ultimi giorni, ricordatevelo, per il giveaway di Instant Gaming. Mi raccomando. Quicklo, dice partito Quicklo, malissimo. Quindi fate punto esclamativo giveaway se non l'avete ancora fatto. E se vi posso dare un piccolo consiglio, ve lo dico perché ne ho usufruito io proprio in prima persona. C'hanno a buon prezzo le varie ricariche sia per il Nintendo Online che il PlayStation Plus. Pardon, ma posso rinnovare anche in maniera diversa oltre che alla PayPal con carta di credito, penso. Yamega Starmi. Ragazzi, io questo Houndoom lo cago via, perché mi fa veramente schifo. Cosa sei laureato, Pardo? Scusate la domanda fuori contesto, ma sono curioso. Non ti preoccupare. Alle domande che magari non voglio rispondere, non rispondo, quindi non ci sono problemi. Economia e commercio. Laureato in economia e commercio. Andiamo di Tuononden, tanto lui rifà retromarcia. Ragazzi, ma come mai butta sempre... Oh, ma sono proprio... Ma tu guarda, buttato sul Tuononda un Pokémon con la Lume. Ma tu guarda, no? Alle volte i casi della vita. Comunque, noi non abbiamo visto Slowking. Fammelo vedere un po'. C'ha rapido artigli davvero. Lui ha Star, mi avete detto. Ok, quindi se io faccio Malino a lui con ultima scelta, poi dopo
Ah, bravo, prendi la mira, perfetto. Dopo mi posso loccare su tuono pugno. Io comunque vi ringrazio, ragazzi, perché siamo 416 nel primo pomeriggio. Ok, siamo durante le feste, ma insomma, notevole, notevole, grazie mille. Per una robina, insomma, molto chill, for fun, che non è la nostra serie di live principale, che invece è alle 18. Stasera facciamo Battle Spot con un gran bel team, io quindi vi aspetto, ragazzi. Mettetevi un promemoria, proviamo questa roba sui Courage Drago, Tundurus, Nidoking, Blaziken, Indidi, team di Ryota Utsubo, campione del mondo 2015, quindi non lo so, magari sbaglio, ma dovrebbe capirne qualcosa di team building, magari sbaglio. Pardo, come sei stiloso quest'oggi. Sì, ho un maglioncino alla Sabaku, collo alto, capito? Sì, autunno, inverno, moda. Mi manca un bicchiere di Merlot da degustare. Ma che cazzo. Sei, dai. Swampert Aundum. Si desse via Slowking per prendere Starmie, che magari con una botta di culo c'ha la mossa erba. Legolas, buon pomeriggio, pardone. Dopo 3 mesi di Prime ho deciso di aprire il portafoglio, ma te lo meriti tutto. Grazie mille, Legolas. Grazie mille. Grazie, ragazzi. È questo quello che intendevo, però nel senso, non voglio neanche che si travisi il mio messaggio. Ossia, cioè, per me anche uno che ha un Prime e non ha possibilità o modo di fare un livello 1 e mi dà il Prime, a me magari invece darlo a un altro, per me è, cioè, lo ritengo veramente una grande dimostrazione. Quindi il Prime è assolutamente ben accetto, ben tutto, mi raccomando. Dai, Project, forza, buon lavoro per dopo. Noi qui si fa bruciapelino e guardiamo un po' se abbiamo grass. Not. Sauci, benvenuto, abbonamento Prime. Ragazzi, vi ricordo, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Abbiamo grande lente. Ok, però non mi sembra il caso di buttarlo dentro, che se mi fa terremoto. Lui chi ci aveva? Aundum. Ah, facciamo tuon onda, che ovviamente è missa, però noi la usiamo. Quindi lui va di maledizione. Devo fare una protect, speriamo che non rifaccia maledizione. Va di martel pugno. Ok, adesso gli possiamo fare un'ultima scelta, perché ultima scelta, last resort, vi ricordo, la si può utilizzare con successo solo se si è giocato, premuto le altre tre. Qui lui riva di maledizione, ha più 2, forse la regge, ma giudicare dal danno che gli abbiamo fatto prima era più 2, forse no. Vabbè, qui ovviamente ci sterena, cioè, non c'è neanche da stare a spiegare. Lui aveva Swampert Aundum. Signori, io butterei Tyranitar, perché ok, abbiamo la grande lente, ma so benissimo come funziona lo script. E se buttiamo Starmie, ha detto Aundum. Puttana miseria, mi tocca loccarmi su Aerassalto. Via. Vabbè, vediamo lui a noi cosa fa. Secondo me 2 aura assalti più sand. Attento al contatore. Ma allora guarda, ci può far quasi comodo fargli il giusto. Lui va di rogodenti. E la cosa bella di aria assalt è che non miss. Compri anche tu un MT di aria assalto. Non te ne pentirai. Ci sono quei momenti che ti ritrovi al Battle Frontier e ti senti fra capo e collo lo script di un avoiding miss, di una lume in polvere random? Con aria assalto questo non succederà. MT di aria assalto. 60 punti
Come potrebbe essere lo slogan? 60 punti di accuratezza, no. 60 punti di... Ce l'ho. MT di assalto. 60 punti di affidabilità. Perfetto, grazie. Allora, andiamo avanti. Scusatemi, ma ogni tanto... Vabbè, gli si fa un dignitoso 30. Buah. Continuiamo a fare rassalti. Quanti sono venuti? No, ragazzi, dai, allora, sì. Salutiamo tutte le signorine all'ascolto. No. Hai grittato, brutta merda. Siamo uno stronzo. Ne compro 3, grazie. Mori di sen... Ragazzi, abbiamo un problema. Un problema grosso. Armando, grande pardo, sempre un piacere seguirti anche dal lavoro. Però non lo diciamo. Io spero che voi non guidiate treni. Non... Comando. Allora. Idropompetta va. Non sarà sufficiente, ne serve un'altra. Se lui ci esce uno tuono pugno o uno sgranocchiolo, noi siamo rovinatoli. Per favore, starmi reggi. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Compri anche tu uno starmi. Jinx e Stilix. Bravo. Mi piace. Vuoi scambiare? No. Pardo, ma una scheda silver con Felari Ghetto, Rhyperior e Ursa in Gonchcrow? Allora, belli Thanos, mi dai l'assist per coinvolgervi sulla scelta di nuove schede, ragazzi. Quindi, proponete. Proponete. Oh, Jinx! State a vedere quanto gli facciamo di fake out, raga. 55. No, direi di più. Boia, l'hanno fatto veramente gracile sto troiaio. Fantastico. Tua nonna. Oh, la perfezione. La perfezione. E la cosa bella è che con il plessimetro le ultime scelte che partono a 140 sono sempre più potenti ogni cazzo di turno. Scheda di Adriano, no? Adriano, ragazzi, non lo tollero. Da quando fece gol di mano nel derby, io... Raggio scossa. Raggio scossa. Scossa! Giullo Panni, ciao, ciao caccola. Ecco, vabbè, è l'ultimo. Voglio vedere quanto gli si fa di ultima scelta, perché siamo alla quarta ultima scelta col plessimetro, quindi 10% a lui non è male. Questa di Adriano è un po' da vecchietto, eh? Eh sì, Shadax, molti giovani manco sanno a cosa mi riferisco. Ma poi guardate, Adriano mi stava simpatico anche a me, anche perché era il primo giocatore che acquistavo sempre all'epoca di Pro Evolution Soccer, perché aveva il 99 in potenza di tiro e quindi per un tamarro come me, che
provava a fare gol almeno soltanto da 30 metri minimo, avere l'imperatore Adriano rientrare sul sinistro e Carià alla barra a tre quarti era una soddisfazione, era veramente una soddisfazione, perché all'epoca, ti hai capito, sul PES te facevi go, salvavi il replay sulla memory, poi andavi il sabato pomeriggio a casa dell'amico con la squadra del campionato master salvata nella memory e tutti i replay e ti gasavi, capito? Cosa che ora su FIFA c'è il foot, bellissimo, questo, il FIFA, no? Che si spacchetta anche lì, e va bene, bellino, è bellino effettivamente, la ricerca del giocatore, tutto ok, le figurine, bla 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 bla. Ma era strafigo, ragazzi, era strafigo su Pro Evolution Soccer, che te ti facevi la squadra del campionato master, prendevi il Milan, l'Inter, il Livorno, chi cazzo volevi, e compravi la gente, tipo compravi Ronaldo, cosa. E poi se andavi a giocare contro un amico che faceva lo stesso, portavi la memory card e facevate la squadra del campionato master contro la squadra del campionato master. E sicché noi durante la settimana avevamo l'appuntamento fisso con gli amici, eravamo tre o quattro, che si faceva, andiamo a fare ancora azienda perché abbiamo adesso il terzo giro e adesso abbiamo l'asso, lotta, ti facevi la squadra, quindi in una settimana magari riuscivi a fare le partite per arrivare alla finestra di mercato invernale, alla finestra estiva, compravi e ti presentavi con un nuovo giocatore il sabato, che okay. E noi avevamo la regola internos tipo fantacalcio che non ci non dovevamo comprare gli stessi giocatori, quindi se un giocatore l'aveva comprato un altro noi non lo potevamo comprare. Fantastico. Non per gasarmi, ma vincevo sempre io. Ero veramente fortissimo. Pesse prima e foot poi. E io ovviamente avevo il Milan dei miracoli e comprai un telar nel Milan, ma si parla del 2009, quindi cioè era il Milan quello con Dida, Nesta, Maldini, Cafu, Stam, Pirlo, Seedorf, Kakà. E arrivai a comprare un telar, faceva sempre gol, ragazzi. Poi comprai Amsic quando ancora nessuno se lo cagà. No. Aspetta, chi è che c'avevo clamoroso in quel Milan lì? Che mi dispiace per Gattuso, che ovviamente ha doti che sono non riproducibili in un videogioco, ma lo tolsi per mettere. Chi c'avevo a centrocampo che era un... Vieira ce l'aveva il mio amico. Io chi c'avevo di incontrista avevo messo? Non mi ricordo. C'avevo l'Assana di Arra, insomma, vabbè. Ma ragazzi, fantastico. Fantastico, scusate. Stam non c'era più Paddio, no, c'era Poxidon. C'era. Foca al nastro, Forbici X, contate... Ma il Milan con Dalina e Vicious in attacco e squadra... Pablo, cosa mi stai tirando fuori? Ragazzi, io sul calcio ho una memoria storica assurda. Io vi dico la formazione del Livorno nel 2000... nel 2002, non è un problema. Del primo anno in Serie A, cioè ve la dico tutta, con Vidigal dietro, Protti e Luare. Che poi anche lì, ragazzi, che popolo strano livornese. Però ora fatemi concentrare un attimo qui. oddio, lui figo. Però no. Raga, non ci hanno dato una squadrona, Non ci hanno dato una squadrona. Rischiamo tanto. Ma ve lo ricordate, prima di campionato, Milan-Livorno, a Milano, quella che finì 2-2, Livorno in Serie A dopo 55 anni, con 20.000 livornesi che vanno a San Siro con la bandana appesa di culo, come quella che c'aveva Berlusconi ai tempi, quando girava con una picella, con scritto Silvio Puppa. Cioè, meravigliosi, siamo meravigliosi, siamo un popolo meraviglioso. Al di là dell'idea politica, no? Cioè, uno c'è chi ricarba Berlusconi, non ricarba Berlusconi, chi odia Berlusconi, chi ama Berlusconi. Al di là di quello, cioè,
clamoroso. Silvio Pupo, fantastico. Facciamo la guerra dei bronzi di Riacevi. Mi si fa una sega. Madonna buona te. Ho preso Marowak perché è lento, non ha difesa speciale, me lo strinano subito. Lo stirano proprio come un gatto in tangenziale. Qui invece abbiamo una 4 perma, lui alla bacca Rosmel, ovviamente. Però è sufficiente. Perché comunque è una debolezza 4 perma. Probopass, ti odio. Nidoqueen. Che non è una bella cosa. Meno male non è andato di Earth Power o di terremoto. Rivalry Luxray, peraltro noi abbiamo l'attacco aumentato. Scheda di Agatha. Un Gengarino ci manca. Un Gengarino ci manca. Qui un troppo fortino facciamo. Dai. Botte a Rondeman. A Rondeman, ragazzi. A Rondeman. Chi gli si sarpa a lui? Per Aggron. Si prende Snorlax. Un pochino più. Quanto a ciccionanza. Vanno bene tutte e due, ma. Un po' meno debolezze. Un po' più utile. Poi ricordiamoci che il settimo è l'asso. No, raga, la scheda di Adriano. Io Adriano non lo tolgo. Cioè, mi sta antipatico Adriano. Sono refrattario. Adriano, lui c'ha l'udiolo. Vuoi scambiare? Assolutamente. Ma prima di scambiarlo, io direi di sentire il verso. Un'ultima volta, perché mi garba da morire. Scambia. È l'unica cosa bella di Aggron. Il verso. No, è anche l'aspetto. Questa scheda qua, che noi ovviamente non stiamo usando perché siamo all'azienda lotta, è la scheda di Brandon. Brandon. Non mi ricordo se è Brandon o Brandon, io quindi dirò Brandon. Sludicolo. A me mi manca Ambicon, ragazzi. Oh, ma abbiamo Forbice X. È una generazione X, la mia. È una generazione X, la mia. Mi seguite, Marci? Scusate. I'm sorry. Scusate. Sembrava bellina. È la forbice X, la mia. Notte sferza, la regge. Hai terremoto? No, ma hai fuoco pugno. E hai una difesa speciale ignobile. Ci piace. Però... No, vai bene ora. Mondo pardo, esatto. Aumenta l'attacco. Io non posso far altro che ringraziarti. Brutto buo di ulo. Queste feste, pardo, mi sa che non t'hanno fatto bene. Vabbè, ragazzi. Ai. Come potete vedere, un Magneson che ha un attacco di un cavaceccio ci tira giù con esplosione Snorlax. Perché? Perché molti di voi, io sarò pure un boomer, cari ragazzi, sì, me ne rendo conto, ma molti di voi ignorano, sono ignoranti, nel senso che ignorano
Mi dicevano sempre così gli insegnanti: te sei ignorante, ma non nel senso di insulto, nel senso che ignori. Allora, tanto se mi dai di ignorante sei maleducato. Vabbè, comunque. E ve lo ridiamo: voi siete ignoranti, ma non nel senso di insulto, nel senso che ignorate. Che esplosione e autodistruzione. In quarta generazione e nelle generazioni antecedenti dimezzavano la difesa del bersaglio in maniera subdola e nascosta. Non basta 250 base power, caro Umbreo, che sei un boomer anche te, dovresti saperle bene queste cose. E allora tu sei imbecille nel senso che imbelle. Bravo, Brusanti, avrei dovuto rispondergli così. Whiskash, maledetto. Diamoci dentro di notte sferza. Di mezzo alla difesa, l'autosversione di smette di fare il boom. Bestivi, io su quello deve puntare. Io sono il vecchierello della community. Bisogna punti su queste cose lì, su dettagli che ai più sfuggono. Perché, capito? Grazie, Marcos. Volevi, amico mio. E invece no. Mori, Whiskash. Pardo, Max e Ivan per le schede di ragione Legolas. Avevamo già detto anche di farle, peraltro. Cioè, no. Erano state messe agli atti, ma poi nessuno le aveva votate. Quindi... 3-3-3, effetto ricerca sul tuo avversario. C'ha Grumble. Con fuoco pugno. Brrr. E fu così che Grumble ci arò tutto il tempo. Va bene, eh? Ha pure prepotenza irsudish Grumble, che è normale, non è follettino, ricordiamocelo. Sons of Ragnar 93, eccoci di nuovo, auguri Pardo, auguri anche a te Sons, grazie mille per la costanza con la quale ci rinnovi l'abbonazzo, grazie mille, terzo mese, tanti bacetti a te e famiglia, come usa dire in questo periodo. Noi andiamo di troppo forte, perché alla fine della fiera siamo troppo forti, e quindi io penso venga giù, anche perché abbiamo Rival Ray, quindi questo Luxray è un po' il nostro Axorus 2011. Poi, appunto, a proposito di cosine, di roba nuova, di rinnovamenti, di nuove rubriche, eccetera, eccetera. Vi ricordate lo spazio durante il Pokémon Days di... avevo pure il terremoto. Di Pokémon Memories, con la sfida MVGC11. Vi piace? A rifamo? A riportamo sul canale di YouTube una best of tricchia in VGC11, un best of VGC13? A rifamo? Fatemelo sapere. Teo Stokes, 18° mese, 28 di 30. Tanti bacetti, ragazzi. Tipo un VGC10. No, ora non ci allarghiamo. Arderico. Tutte le volte che fai... mi parte il... Grazie mille, 22° mese e riparte Live 3. E anche lui è femmina. Tiplosion. Tusina malafe. Quindi, attacco aumentato. Vabbè, qui Ombrattigli ci ammazza. 22° mese. Cosa c'hai contro il VGC10, mezza? Non sai neanche che cazzo si giocava nel VGC10. Umbra, ma noi, a questa gente, ma di cosa gli stiamo parlando? Ma di cosa gli stiamo parlando? E questi quando noi si giocava i Pokémon Days, i Pokémon Day veri, in VGC, e voi puppavate il latte... Ma di Umbra, ma cosa? Ma di cosa? Ma con chi stiamo parlando? Ma facciamo le live io e te. Io stream e te guardi, uno spettatore. Drifblim, che ha rivincita. Ari brrr. Andiamo avanti. Facciamo il VGC09. Bellino anche il VGC09. VGC10 però era bellino. Era Uber, ragazzi.
E la cosa figa del BGC 10 è che te potevi portare una squadra con 4 Uber. Non c'era l'obbligatorietà di 2. È una regola diversa rispetto a quella del VGC 19, dove potevi fare team con 2. Ne potevi portare 4 nel team da 6. Poi però, nella lotta, ne potevi portare massimo 2. Quindi se ti potevi portare Mewtwo, Rayquaza, Groudon e Kyogre, Ludicolo e Cresselia, e però poi dentro dovevi portare Ludicolo e Cresselia per forza, perché se no la matematica è l'opinione, porti più di 2, e 2. Fantastico. Anche 6 item su 6, sì, non c'era l'item close. Bei tempi. Cioè, bei tempi, era una cosa diversa, era bellino. Era bellino. E io all'epoca, mi ricordo, avevo il Rain, Ludicolo, Kyogre, Fake Out, Zampilli, Icy Wind. Avevamo Calm Mind, Kyogre. Bellino. Era un bel metodo. Però si sa come funziona, giocavano in 20 persone, di cui la metà neanche sapevano l'effort value, quindi voglio dire. Mad Clone, ottavo mese, un decorso di un mese, allora bentornato. Ciao Mad Clone, grazie mille. Ragazzi, avete fullato, quindi quando si fulla ovviamente si fa sto lavoro. Grazie. È l'azienda. Papparà. Basterà fulmindenti. Ma perché non vai a cagare, Luxray? Sta lì, prende il crit e la parà. Cioè, rendetevene conto. Questo resistendo, crit e parà. Io ti odio, Probopass. Ragazzi, dovete fare un meme con Probopass stile Obi-Wan e io stile Anakin che fa ti odio, perché io effettivamente lo odio, Probopass. Contropiede, meno male, full life in Fanasega, ma noi rimarremo paralizzati, non ti preoccupare. No. Come fai se... Ah, già, è più veloce, sì, è vero. E noi abbiamo appena parlato uno che ha affacciato. Beh, abbiamo un ascio nella manica, però. I vostri timpani devono morire. Basta. Rimborso! Eccoci qua un altro mese con il pardone nazionale. Grazie per tutto ciò che fai, spero abbia passato un buon Natale. Sì, quest'anno, ragazzi, me lo sono goduto veramente tanto. Nonostante sia stato un Natale monco. Ma sì. Non so perché. Forse perché avevo veramente tanto bisogno di... Avevo veramente tanto bisogno, tangro, ma levati. Avevo veramente tanto bisogno, di riposo. Generazione X, la mia. Speriamo di essere due hit, perché due hit kill, perché non sono convinto. Infatti, perché Tangro ha 55 di difesa speciale, ma difesa speciale 130, se non erro. Dai, rolla alto, critta. No, fai cagare allora. Strizzata. Quindi viene lì e fa... Ah, la strizzatina. Bellissimo. E oggi sei partito al top. Grande Pardo, sì, sono già partito di testa. Tutto regolaro. Dobbiamo toglierci dai peones, perché non gli facciamo niente.
Per quanto si sta ancora in live, caro Cosmox, si sta in live fino alle 16, poi alle 18 si va di Battlespot. Maledizione. Ragazzi, questo Stilix sarà difficilissimo da buttare giù. Better Jungle Win. Better Jungle Win. Sai, io alla prima non li leggo mai, bene. Grazie mille. Grazie mille. Benvenuto. Ricordati di entrare nel gruppo Telegram e nel server Discord. Se parlo così vicino al microfono sembra veramente una ASMR. Ci ha aumentato l'attacco con uno swagger. Ho visto male? Allora ringraziamolo perché era... effettivamente è l'unica cosa che ci potesse in qualche maniera aiutare e salvare. E lui decide di crittare. Perché? Perché sì. Perché non farlo? No, non è un crit. Snorlax, vai a cagare. Io ve l'avevo detto che era difficile questo Stilix. Ragazzi. No, Winnie, non è casuale. C'è proprio un team Aya. No, dai, 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 dai. Per favore, per favore. Buono. Allora, Luxray viene probabilmente giù. Attenzione, attenzione a Luxray adesso che viene giù. Luxray invece regge ma si colpirà da solo e invece no. Spara fulmin denti. E anche questa puntata di Part of Frontier ASMR ASMR si conclude con una vittoria. Buon. Non cambi mai Pokémon grazie al cazzo. E Traptus, ma per l'amor del cielo, ma cosa devo prendere? Tangro? Cioè, o Granbull? Ho fatto ricerche sul tuo avversario, allora, Scizor, che ha ferrartigli. Andiamo avanti. Cambia Luxray che lascio ai Pokémon senza sesso. No, vabbè, ora, queste cose... Riportiamo VGC Memory, ha vinto il 95% con 55 voti, un po' pochini. Ragazzi, quando c'è i sondaggi, votate, non vi vergognate, noi siamo qui apposta. Scizor. Qui è bene, se teliamo. Ragazzi, a parte gli scherzi, cerchiamo di migliorarla, la squadra in virtù del prossimo avversario che sarà all'asso. Chi c'ha al primo giro? Milotic, Rhyperior o... non mi ricordo. Al primo giro, cioè il terzo. Ah già, casuali, siamo all'azienda, è vero, non siamo alla torre. Scusate. È vero. E reggimelo. Meno male. La barra della vita, ragazzi, è veramente lenta. Sono d'accordo. Lentissimo. Legniamolo duro. Siamo affatto un onde, cagate varie. Tanto non rimarrà mai paralizzato. Quindi andiamo di Zubabawa. Si è pescato il crit? No, è Rival Ray che ci fa fare questi extra damages. Extra damages. Signori, pronti alla host più bella del gioco?
Ora non ci allarghiamo perché Platino comunque ha delle ossa allucinanti, però... Non abbiamo una squadra top tier, quindi scherzi a parte, siamo un po' in difficoltà. No, Scizor fa cagare, non ha stab, c'ha Ferrartigli. Non me lo ricordavo mica che entrava così. La sto alzando, ragazzi. Crittamelo. Roll. Bene, merda! Lo scripting! Alle carpita! Ti leggo fra poco il tuo messaggio, perché... Ce la dovremmo fare, eh? Grazie mille del settimo, alle carpita. Andiamo di fuoco pugno, c'è il sole. Ah già, ma ecco perché ce lo fa fare. A fuoco! Scusate. Sto veramente affogando. Scusate l'esultanza, come se avessi vinto un mondiale di dama, ma nell'azienda, essendo tutto randomico, poteva dargli roba veramente pericolosa. Carpita, e sono 7, che è anche il numero massimo di tutte le cose, cheat. Come le 7 sfere del drago. Dunque, sarà il nostro ultimo mese, sob. No, no, capita, non mi dire così. Grazie per la dritta sul GCC di stamane, ma figurati. Anch'io ero assolutamente imperito per il tempo. Oh. Mamma mia. Esultano così ai mondiali, dama, sì, esatto. Ragazzi, a voi la scelta, si continua o si va a fare un'altra roba, un'altra facilities. Lasciamo questa a 3 e andiamo a fare un po' di palco e siamo a 0, dai. Anche perché se si perde abbiamo buttato via una live.
palco dove c'è anche da smanettare. Che lista prendiamo per il palco? Vedi, parlo già come un TCG. Che scheda prendiamo? Perché vi ricordo, abbiamo queste schede qua. Rimanete qui con noi. Incuriosisco subito. Abbiamo blu. Da 1 a 10, 6 e mezzo. Brendan, da 1 a 10, un buon 9. Camilla, da 1 a 10, un bel 8. Cyrussone, da 1 a 10, 8 e mezzo. Giovanni, ma Giovanni, molte stanze... Molte ce l'ho, more in morda. Mi fate incazzare su. No. Noi con il disturbo della doppia personalità alle volte siamo veramente carini e coccolosi, alle volte siamo delle merde. Ma comunque lo gioca, oltre se Xerxes Tauros, in Pokémon XD, nel Colosseo, Mare in Maladra. Quindi, vabbè, giocabile anche questa, un bel 8 gliela do. Poi abbiamo Lance, 8 anche per questa. Poi abbiamo una molto ticcia, Stable, Metagross Armored Claydol, del signor Rocco Petri, famoso per la durezza dei suoi Pokémon. Infatti abbiamo due Pokémon acciaio molto duri a morire. E poi abbiamo il rosso, da 1 a 10, 6. E poi abbiamo Sejun Park, perché ci garba tutto, di Sejun Park, soprattutto Pachirisu. Detto ciò, palchetto, come ce lo facciamo? No, Brusatti. Io guarda, vorrei riprendere un po' questa. Vorrei riprendere un po' quella di Giovanni, perché è lì veramente da troppe puntate. Ah, decido io, ragazzi. È bello perché vi chiedo e poi decido io. Fantastico. Però voglio Tauros. E poi, ragazzi, diggiamogelo. Moltres. Tanto qui siamo a zero, quindi... è che si sbaglia. Che scriptata ci hanno tirato qua. Lo ricordate? Perché se non lo ricordate, lo ricordo io. Andiamo, questo salvataggio, boiati! Andiamo! Ah, io c'ho da pigiare il pippolino ora, attenzione. C'è da pigiare il bottone via adesso. Ciancio alle bande. Mi fa pipe che è tutto nero, gentilmente. Brutto sudicio, te. Merda. Ho sbagliato a premere. Con i Pokémon paralizzati. Ciao. Ciao caro spettatore di Twitch. Ciao caro spettatore di Twitch. Benvenuto in una nuova puntata di Pardcast. Oggi parleremo di come le paralisi possono essere nocive per un Tauros che desidera attaccare, ma anche di come una vita di un Pokémon come Cubone scorra velocemente. Shellos, che quando si evolve assumerà un verso molto più accattivante e diventerà un... Ma adesso pensiamo a sparare Giga Impatto. Ah no, dimenticavo. Ovviamente
20% di idropulsar e self-hit nello stesso turno. Povero illuso di un Pardini. Tu volevi attaccare? E alla fine ce l'hai fatta. Oddish. Ci fa sentire il suo profumino. A noi non interessa. E lo giga impattiamo. Salutiamo anche Oddish. Fine di questa puntata di Pardocast. Torniamo alla, se vogliamo chiamarla, normalità. Bene, dai. Avanti. Ti prego, rifai gastro. 10 abbonamenti e si fa gastro. Basta, ora si fa così, eh. Crabby. Kiku. Allora. Madonna, senti, paralizzo tutti, oh. Vedi, non so resistere, anche se non avete fatto 10 abbonamenti. Mai prendersi sul serio, ragazzi. Ma che cazzo proteggi? Ma fatti flinciare in santa pace! In col cazzo. Stavo per donare, mannaggia. Vabbè, vanno. Non ci formalizziamo. Finneon! Bellino! Spappoliamolo! And stay down! Vai, giù! E avanti! Ragazzi, palco così, cioè, so veloce, eh. Devo stare inutile. Il pizzicorino al naso. Togekic. Yama, pack riso. Ok. Ci penso io allora. Voglio abbassare la velocità di dopo. Tanto questi li smaciullo lo stesso. Pardo, che microfono usi? Ho comprato un mesettino fa, se vi ricordate, il Wave 3 della Elgato. 170 pippoli, però è buono. Quindi per voi soltanto il meglio. Del resto, ragazzi, cioè, per carità, prima ci saliva i Blue Yeti, si è avuto il Blue Yeti, si è avuto quello della Vermedia, tutta roba buona. Questo è di un'altra roba. Inoltre c'ha un software incredibile, che è il Wavelink, che ci ha permesso di fare anche il Pokémon Days con i vari canali audio, insomma, un mixer digitale, diciamo così. Ora voi non mi interessano queste robe, ma insomma. Giustamente, ragazzi, voi, cioè, vi abbonate in tanti, donate, siete sempre presenti e i miglioramenti vanno fatti. I profitti bisogna reinvestirli sempre. Se non rimangono soltanto delle vane parole. Diamo velocità bassa. EA Sports, it's in the game. Bravo, così lento lento mi piaci.
e sono riuscito a non prenderlo neanche, nonostante lento lento, sono un gamba. Manu! Non lo so, amico mio. E comunque non avevo visto che avevi scritto altre 1000 volte. Ma non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Siete tanti. Io non riesco a rispondere a tutti, ragazzi. Non te lo so dire. Bisogna... Se è speciale, se è fisico, se dacci qualche indicazione in più. E mentre che noi rimaniamo confusi, perché ovviamente lo script, se c'è una minima percentuale di effetto aggiuntivo, te la deve dare, noi... proveremo a risponderti molto volentieri. Guarda, io però ora mi sono rotto. Dai, confondimi anche Xeyut. Bruciapelo. Ma l'hai letto il libretto di istruzioni di Lombre prima? Boia, c'è scritto bruciapelo, lo può fare... solo sul bugiardino c'è scritto bruciapelo, lo può fare solo la prima volta che entra in campo, dopodiché devi fare il dopurza. Boh, de, io veramente, la gente, oh, legge, non le leggono più le istruzioni, bugiardino, non legge più nulla. Sabaku, dovresti giocare Bloodborne. Pardini, che non riesce a beccare il timing del palco lotta di Platino. Ma esattamente, rallentato aggiungerei. No, ma tranquillo, Manu. Sostituto Dragodanza, oltraggio, terremoto. Sei in difficoltà giusto praticamente solo con Skarmory. Quindi direi di sì. Ci può stare. Ti piace? Se no gli dai rassalto, frana. Ah, ma è ancora lento like the shit? Beh, ma ottimo. Corfisco! Ah, ragazzi. Io dopo vi ricordo, vi aspetto alle ore 18, ragazzi. C'è da giocare questo robo. Mi raccomando. E non perdetevi di provare a vincere. Che cazzo le bacche cedro. Non dimenticatevi di fare punto esclamativo giveaway, ragazzi. Sono ultimi 3 giorni per provare a vincere il vostro gioco che volete voi. Scegliete voi. Su Instant Gaming, mi raccomando, provateci ragazzi, provateci. Si vince per davvero, eh. No win, ancora non si sa nulla. Facendo punto esclamativo giveaway non è che avete fatto, vi arriva un link tramite messaggio privato, lo premete, andate su Instant Gaming e lì dovete dire voglio FIFA 99, voglio... Peppa Pig e il profumo di Cupcake. Voglio... chissà se c'è un gioco di Peppa Pig e profumo di Cupcake. Ragazzi, andate su Insta Gaming a vedere se c'è un gioco di... secondo me c'è questa. No, questa... no, avvelenati. Avvelenatevi. Poi dal 1 gennaio, quando saremo tutti tronfi della sbicchierata del 31, riparte il nuovo giveaway. Mi raccomando, eh. Mi raccomando. Inoltre vi ricordo anche, già che siamo a scommercialare, ma mi sembra giusto, perché poi si parlava prima di investimenti e profitti, ma io senza Instagaming, voi siete sublimi, ma senza Instagaming, Pampling, eccetera eccetera, insomma, investimenti come microfono nuovo, la parete insonorizzata, la nuova telecamera, tutto è... se possano fa, vi ricordo che anche su Pampling ci avete il 20% di sconto, ma ormai lo sapete. 20% è tanto, ragazzi, è un quinto, con il codice sconto Pardini. E peraltro, se vi piacciono le magliette, le felpe a tema natalizio,
muovetevi perché sono in special edition e stanno finendo. Io quella che ho la metto sempre, infatti sa di tacchino ogni due giorni nonostante la lavi, perché beh, figa figa. Io ho preso quella natalizia con Whis di Dragon Ball. Con Whis, Goku, eccetera, eccetera. Velendenti. Senza gli sponsor non avessi la Mambo in garage. Esatto, ragazzi. Esatto. No, a me mi dispiace, scherzi a parte, no? Alle volte esse sempre. Però magari uno è arrivato adesso. Per chi si puppa tutta la live due ore, lo sente di un paio di volte o tre, può essere noioso, me ne rendo conto. Però magari c'è chi arriva dopo, che io almeno una volta bisogna che faccia permeare il messaggio. C'è Cenzi. C'è Cenzi. Paralizziamo tutto. Possiamo andare in vacanza, ragazzi. Che bella la para, ragazzi. Lenta la barra in quarta gen, eh? Mezza, vero? Un po' lenta, vero? Un po' lenta, vero la barra, ragazzi, in quarta gen? Ferro, sì, Dio. Mi sembra cruciale in questo momento della partita, sul 3 contro 1 al 25% paralizzato, di calarmi la difesa speciale quando hai un attaccante fisico. Mi sembra assolutamente... Era fondamentale fare ferro, sì, Dio, ragazzi. Voi dite quello che volete. È fondamentale. La scheda è di Giovanni. Sono anche un pochino sottolivellato, sì, sì, sì. Il tuo link di Instagram ancora non funziona nella pagina del giveaway. No, oh no, funziona, funziona. Allora, cambiamo, cambiamo. Abbiamo un quarto d'ora e questi ci sono venuti a noia. E noi ci regaliamo un'altra aziendina. Lotta. Pa, 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 pa. Dai, sì. Dai, sì. Porta una pagina che non esiste. Fai venire un dubbio atroce. Guarda, eh. Tanto andiamo avanti. A me funziona. Ve lo sparo anche in chat e mi si apre. Il link è questo qua, eh. Cliccate direttamente qui, equivale a fare punto esclamativo giveaway. Ma funziona. Poi magari un altro link. Allora. Preghiamo, ragazzi, preghiamo. Malissimo. Assorbi sfera, lui ci piace.
band a scelta. Allora, non è... non sono sbagliati, raga. Sì, Toon. Boia, 374, ragazzi, è tantissimo attacco speciale. Ma lui dabba? Allora, te no. Ci sto pensando anche a Gliscord. Così come sto pensando a lui lead, che ha prepotenza, è velociozzo, è ben da scelta, quindi fa dei danni assurdi e si può far retromarcia, per dire. Però di lasciare libero lui mi dispiace un po'. E questo picchia, eh. Io prenderei 1, 2 e Snorlax. Gliscord, ok, è buono. Però potremmo essere abbattuti da The Bulky Water. Diciamo perché non prendi Empoleon. Perché... esatto, poi troviamo un ghiaccio e siamo messi male. Proviamo, ragazzi. Una squadra interessante questa che ci è stata data. Ora però concentrazione, abbiamo fatto i cazzali. Giustamente, perché ragazzi è lo spirito della Battle Frontier. Però, bevi. Lo sai che non ho la... ce l'ho. Ciao Pardo, una domanda su BGC. Ma un team composto Tauros, Kindra, P2, Regilei, Shifubui e Espeon, come lo vedi? No, non sono proprio competitivi Tauros e Espeon. Poi magari te riesci. Ovviamente ragazzi, come detto, se troviamo un Bulky Water con tanta difesa speciale, ta-da. Però lui prende anche uno sbraco da Baldeale. E anche Kindra Marini ti servirebbe... bella, CB Staraptor, sei bellissimo. Ti servirebbe probabilmente mettere un... ti servirebbe mettere un... un Politoed, no? Dusk Noir, picchiamo. Siamo CB, si fa male. Questo è un crit. No! No! Miss! Ci piace. Pinzi! Bella sta Raptor. Il primo è andato. Dai, il primo è andato. Io voglio... rivedervi tutti domani alle ore 14. Oltre che anche oggi alle ore 18 per del Battle Spot, con un team che, non esagero, è il più interessante dell'ultimo mese e mezzo. Ma io voglio rivedervi domani alle 14 con una cazzo di Battle Frontier che abbiamo portato bella avanti. Salvisim! È arrivato un Lindor. Grazie amore, grazie mille anche a Salvisim. Ciao, 19° mese. Minchia, Salsi. Grazie. Tanti bacetti a Salsi. Per baciare la vacca. Amore. Qui abbiamo ciccio grasso spesso. Non è dai un altro. Ti prego, non ho mangiato il dolcino a pranzo. No, cazzo, è vero, l'ho mangiato, me ne ero dimenticato, ho mangiato il panforte. Dai, amore, un lindorino. Amore, dimostra tutta la tua magnificenza dinanzi a più di 400 persone che
Te non lo puoi leggere, ma in chat stanno tutti ardentemente chiedendo un altro lindorino. Dai, un lindorino. Uno. Mi dà l'indorino. Un lindorino. Guarda amore, vogliono tutti. Vogliono tutti e tu mi dia un lindor. Esci il lindor. Un lindorino. No? Ma vai, lo vedi il regalo di Natale che ti devo fare ai saldi? Sì, sì. Sì. Mi ha portato l'indor. Chi gli ha portato l'indor? Te l'hai portati? E io li mangio. Mi sembra giusto, è un ottimo gioco di squadra. Io voglio il lindorino. Dai, un lindorino. Ragazzi, abbiamo perso. Niente lindorino per il pardino. Fumo 89, niente lindor. Malissimo. Grazie mille del sesto mese, amico mio. Comunque questo Staraptor è la cosa più bella che ci potesse capitare da qualche anno a questa parte. Io sono un babbeo, butto io Espeon. Mi fa notte spezza, mi tira giù. Vabbè, poi tanto morirà immagino di Snorlax. Però era meglio se buttavo subito Snorlax. A parte è l'ultimo, quindi non c'è problema. O l'uno o l'altro, vabbè. Gianluchino, io voglio il lindorino. Oh, ma non me lo porta, eh. Aveva provato a far contatore. Bene, sai, caccola. Giù. Volevo l'indorino. Quanto cazzo sono buoni l'indor, ragazzi. È burro. Burro solo. Burro. Burro e un po' di cioccolato. Buono. Product placement. Mangia anche tu un lindorino. Allora, andiamo avanti. Prossimo avversario a Fulmindenti. Occhio perché troviamo adesso l'elettrico. Quindi non penso che Staraptor farà balde aluzze di pollo da. Balde alette a destra e a manca. Ma possiamo fare U-turn. Anche se lui dovrebbe essere più veloce e ci potrebbe far fulmine, quindi switch. Faccio finta di non aver sentito, Aaron. Abbiamo anche intimidito, quindi non ci fa un cazzo, però lo scriptino dice paralisi. Lo scriptino dice tentennamento. 5%, Bellino, ci sta appiccinato da solo. Terremoto Life Orb non fa poco a Mook, eh. Alzalo un pelo, un posso. Ci sta proprio per grazia divina. Vai. E ora entra Starup e ti spacca tutto tu.
No, ragazzi, non sono regali di Natale. Questo ce l'avevo. Ce l'avevo tutti. Ho tutti gli scatoloni. Siccome nei prossimi giorni dovrei riuscire a montare il mobile famoso per il set dietro. Ho tutti gli scatoloni con tutti i plush, tutte le robe, tutta la serie di fumetti completa di Dragon Ball, i libri di Harry Potter, a vaffanculo che esplosione. Ciao rimborsone, ci si vede dopo alle 18 per i Battlespot. Diciamo che potevi buttare in campo qualcosa di meglio, però facciamo attenzione. Potrebbe essere Sesh, però vabbè, la bacca baba, ok. Andiamo giù uguale, ragazzi, siamo CB. Lui è debole 4 per. Quindi ha voglia, bacca baba. Ciao. Ciao, Preyran. Passati dei bei giorni in vacanza. Sì. Sono vacanza. Ero qui per qui. E qui ci merita togliere. E poi ci si rilocca su Close Combat dopo aver fatto un terremoto. Sì, no, manco una cassa di Bacca Baba, giusto? Sono d'accordo. Manco una cassa. Slavina. Beh, lui insiste, è un Slavina. Beh, ora si rientra con Staraptor Close Combat via, eh. Meno che non abbia rapide artigli. O bandana. O lumi in polvere. Quindi, ragazzi, attenzione. Boh. Oh no, aspetta, c'è bandana. Boh, mi cago sempre adesso. Michele Brusati si vede in Pokémon XD al Colosseo. Compare a una certa, che Colosseo è tipo la torre lotta di lì. Compare a una certa Giovanni con questo team. Colosseum, ragazzi. Cioè, Colosseum ve lo vorrei portare. Lo sapete che io Colosseum non l'ho mai finito? Ursaring. Io vado di Brave Bird. Anche se Close Combat è super efficace, tanto... Non l'avevi già portato? No, Colosseum no, portai XD in mezzo. Colosseum non lo portai. Anzi, qui Brave Bird farà una serie indefinita di... Porterai mai Pokken? Non penso, ragazzi, non penso. Piuttosto, come detto a inizio live quando ne abbiamo parlato, è più probabile vi porti TCG, visto che mi sto buttando pesantemente a prendere le vie del TCG. Per quanto riguarda Xenoverse, non lo dovevo portare già oggi, ma non so se portarlo ci in qualche maniera può causare dei danni in quanto violazione di copyright, eccetera, eccetera. Perché bene o male è un fun game, però insomma sono tutte cose di proprietà di Nintendo, quindi non so Twitch come si comporti. Insomma, ultimamente arrivano dei tentennamenti di merda per tutte le cose, quindi non lo so. No, non morire, grazie. No, non lo so, ragazzi. Ma tipo un paio di giorni a settimana TCG nel live quotidiano. Vediamo, anche perché TCG... Non sono una voce autorevole, ragazzi, per portarlo. Io, a me piace parlare di quello che so. Poi, per carità, lo posso portare con voi che insegnate a me, quindi ci mancherebbe altro. Però lo vorrei portare magari con Crema Scoli.
Luca Gamba, Eren Blades l'avrà portato su YouTube e altre politiche. Su Twitch è diverso, raga. Credetemi, so di quello che parlo. Poi magari informandomi meglio viene fuori che non ci sono problemi e lo porto volentieri. È un'idea che avevo di portarlo. Staraptor, fai ancora un buon lavoro. Lucerba Chiara, bene, perché vuol dire che non ha altre troiate, quindi ciao. Ragazzi che su Twitch lo vediate, l'ho visto anch'io. Oh, ragazzi, se vi ho fatto le ricerche l'ho visto anch'io la prima cosa, e vai a vedere se lo portano anche altri. E lo portano canali che fanno un tot di spettatori, quindi che se violano, anche non nel caso di Xenoverse, altre norme, magari Twitch non se ne accorge. Noi siamo chiaramente, ma non è per casarsi o flexare, ok, è così che funziona, quindi oneri e onori di essere con un buon average di spettatori comporta che se noi facciamo una cagata lo si viene a sapere subito. Quindi che abbiano portato altri che però magari fanno 20, 80, 50, 100, cioè 50, 18, 50, 30 spettatori, non fa giurisprudenza, capito guys? È quello il discorso. Ma ora mi informo meglio, perché mi piacerebbe portarlo. Io l'ho già scaricato, mi piace, è bellino, mi piacerebbe, nel mio interesse. Ho capito che l'ha portato Eren Blades, ragazzi, l'ho capito. Ma a me, onestamente, cioè, se uno si butta nel fuoco, non mi ci voglio buttare anch'io. Voglio capire se il fuoco brucia o meno. È prudenza la mia. Non voglio gettare a mare... Comunque sto Staraptor è illegale. Siccome la politica, laddove non c'è chiarezza, è un po' complicato cercare di capirne... Non riesco a capire se appunto un fangame non è un acrom, viola, non viola, se a Twitch gli va bene, al di là di... Cioè, non lo so, ragazzi, quindi bisogna che capisca un po'. Tutto là. Anch'io penso in definitiva non ci sia problemi, però siccome ancora non abbiamo la sicurezza, aspettiamo. Staraptor CBA è indecente, ragazzi, cioè... Lui è il settimo. Eh sì, una mente scarsa. Qui è veramente dominante Staraptor. E ora si muore anche con Snorlax, perché fra rinculino e botte sue si muore, però... Ah, guarda, buono. Si muore di life orb, ma la kill la facciamo. Attenzione, qui abbiamo bisogno che sia 2 hit KO. Boia. Gianlu, ne hai veramente tanti. Con così tanti penso tu possa farmi cantare l'inno sovietico con il tip tap. Da quanti punti Snorlax hai? Buono ragazzi, abbiamo compilato 4 serie da 7 sull'aziendona.
Quindi domani, o quando sarà che riportiamo Battle Frontier, abbiamo una bella base per poter provare l'attacco a loro, all'azienda. E in più abbiamo anche un palchetto a 7. Dai, 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 dai. Io vi do appuntamento dopo, a dopo. Ok, c'è da giocare un super team. Giochiamo su un Regidrago, Tundu, Nidoking, Indeedee, Blaziken, un team di Ryota o Tsubo, quindi non una caccolata qualsiasi. Io salvo anche manualmente, abbiate pazienza perché ho sempre paura di perdere il salvataggio. Questo come quando diciamo l'ho chiusa la macchina, sì, speriamo di sì. Quindi noi ci si vede dopo alle 18, cari guys. Grazie mille del caloroso bentornato che mi avete dato dopo 4 giorni, che insomma ve lo dico, mi siete mancati. Ci si vede dopo, fra 2 ore, o meglio fra 1 ora e 51 minuti, che sono anche meno perché poi il countdown parte 5 minuti prima dell'inizio dello stream. Baciozzi. Ciao ciao.